Ad Expo, quindi una scommessa che è riuscita e un buon risultato sotto gli occhi di tutti, direi. Sì, ma ad Expo una scommessa che è riuscita e l'hanno vinta le aziende, soprattutto che ci hanno creduto, ci sono state a fianco, hanno investito. Guardarla oggi si potrebbe dire che era quasi logico che riuscisse, perché questo era quello di cui c'era bisogno, perché c'era bisogno di una piazza che evidenziasse meglio le potenzialità dei nostri prodotti, delle nostre aziende, perché c'era bisogno di un palcoscenico che attirasse i progettisti, le imprese, gli investitori, però naturalmente a saperlo dopo è facile, è andata bene, molto bene, meglio di quello che speravamo per la prima edizione. Adesso ci sono tutti i margini per migliorare ancora tanto e puntare a diventare davvero il riferimento europeo del Made in Italy per l'edilizia. Ecco, in effetti l'internazionalizzazione è la meta, necessaria e naturale, di Sì, Expo, ma dell'Expo. è il passaggio prossimo. Io credo che non possiamo dire di aver colto appieno quel risultato, ma perché sarebbe stato impossibile, perché era indispensabile anche avere, come dire, un'edizione all'attivo per raccontare meglio all'Europa che cosa qua si può venire a vedere. Però certo che partendo dal risultato di quest'anno sembra molto plausibile riuscirci e riuscirci rapidamente. Certo. Dobbiamo smetterla di andare in giro per il mondo per forza a far vedere cosa sappiamo fare, possiamo iniziare a invitare il mondo a venire a vedere cosa sappiamo fare qua in Italia direttamente. Bene, nel mondo dell'involucro edilizio al Made Expo ha colpito la buona e addirittura a volte anche ottima presentazione degli stand, vero? Sì, questa è la cosa che ha colpito più persino me, che voglio dire, non ho la tua esperienza, ma ho comunque ormai 10 anni di fiera all'attivo e francamente, evidentemente questa iniziativa ha dato lo stimolo a tutti per dare il meglio, perché ho visto stand straordinariamente belli, ho visto prodotti raccontati in un modo diverso, ho visto novità e insomma c'è stato uno sforzo straordinario, su questo noi dobbiamo veramente ringraziare le aziende che hanno creduto, hanno investito e che però, come dire, io ho fatto il giro alla fine, sono anche contento di averlo fatto. Tante tante cose da raccontare, Certo. evidentemente, tante altre anche che ancora racconteremo. Direi proiezioni sul 2008. Proiezioni sul 2008 sono tanto di fare ancora più metri quadri di quelli che abbiamo fatto, nel senso di 2009, perdon, ecco. 2009, sì, di sperare che, insomma, di pensare plausibile che chi non ha colto la sfida abbia capito e ci raggiunga. Credo che potremo perfezionare ancora le iniziative e credo che il 2009 sarà l'anno della consacrazione internazionale, perché noi investiremo tutto su quello. Certo, Questo è. perfetto, dai, Grazie. direi.